Do il buongiorno a Alberto Bagnai della Lega che ci ha raggiunto, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, intanto Bagnai, quel condono, quella norma la votò anche la Lega, no? La Lega ha votato tante cose, cioè, nella Rixi, stagione che del oggi governo dice giallo-verde. Nel 2018 Di Maio ci disse niente decreto sul ponte di Genova se dentro non c'è il salva Ischia e così, dice Rixi, ero perplesso sull'accorpamento. Qualcuno ha usato quel momento per sistemare altre cose, però l'avete votato. Ecco, io ho fatto la premessa, cioè quella stagione politica ce la ricordiamo bene. La Lega ha votato tante cose perché nel contesto di un programma di governo e di una logica dove noi eravamo il partner di minoranza della maggioranza, si stabilivano dialettiche del tipo di quella descritta dal vice ministro Rixi. C'è probabilmente del vero, a nessuno credo più che a me duole sottolinearlo, anche nelle parole dell'ex premier Conte, d'altra parte, nel senso che sulla tragedia di Ischia si intersecano diversi livelli di complessità, uno dei quali è costituito dall'evento sismico del 2017, che quindi necessitava che si stabilisse, appunto per snellire le procedure di ricostruzione, si stabilisse un minimo di certezza del diritto, un bene che tutti vogliono a parole, ma che qui in Italia, come voi ben sapete, è particolarmente complesso poi da stabilire nei fatti. Questo è quello che mi sento di commentare di questa vicenda, anche se sinceramente in un contesto come questo cercherei di fare un ragionamento che l'avete più legata proprio al condono fatto da Craxi, a quella norma. Ce ne sono stati altri, diciamo così, nel Berlusconi, Craxi, adesso ieri Sorgi li elencava tutti, insomma, nel corso di tanti anni. Se lei mi chiede perché abbiamo portato a 65.000 euro di fatturato la flat tax, che era una cosa che volevamo noi e che ho fatto io come presidente della Commissione Finanze, le so rispondere. Se lei mi chiede perché i 5 Stelle hanno scritto una norma in quel modo, le suggerisco, se vuole avere l'interpretazione autentica, di rivolgersi, diciamo, al co-legislatore di maggioranza, no, capito, che all'epoca era 5 Stelle. Ma siccome l'avete votata, e Rixi oggi dice ero perplesso, mi viene da pensare in quel momento potevate intervenire, così come avete fatto sul reddito di cittadinanza, cambiandolo rispetto a qual era l'idea originaria dei 5 Stelle, intervenire e dire va bene, però non leghiamolo proprio magari a quella norma, leghiamo una norma che ha maglie più strette, no? No. Guardi, se vuole mi riprendo tutta la discussione parlamentare e torno con il faldone dei nostri interventi. Cose di questo tipo, mi ricordo che ci fu un dibattito anche interno piuttosto esteso su questo tema. D'accordo? Dopodiché adesso suggerirei di ragionare sulla dimensione sistemica di questo problema. Perché questo problema ci mette di fronte alla fragilità di certi territori, sì, che non è solo legata in quell'area lì, per esempio, al dato sismico e al dissesto idrogeologico in senso stretto, ma è legata anche a tante altre caratteristiche, per esempio quella della presenza di crateri vulcanici. Insomma, c'è una complessità che va gestita. La domanda è perché non la si riesce a gestire, e la risposta, che spiega anche i silenzi di chi li ha amministrato per anni, è legata sostanzialmente al tema del consenso, cioè quello che credo che possa dare una speranza di cambiamento ai cittadini sono le parole del Premier, le parole del Ministro Giorgetti, che stanno insistendo su un tema, cioè quello che questo governo vuole fare le cose che si devono fare, cioè vuole evitare di andare a caccia del consenso per spostare avanti problemi che poi inevitabilmente si manifestano. Sempre. Allora, anche Bagnai che diceva di questa faccenda Bonelli non sa nulla senza di me. Beh, no, è un esponente politico importante di un partito che sta in maggioranza. Per questa fiducia.
Guardi, intanto allora cominciamo a dare o cercare delle notizie, se posso. L'imbarazzo del senatore cui accennava il dottor Verderami non c'è perché non sono senatore, sono deputato. Mi scusi, e non c'è anche per altri. Che nel transatlantico non ci vediamo spesso perché non ci sto mai, quindi ci abitueremo a questo. Lei al tempo in cui tutti questi fatti che ci vengono contestati si sono svolti, ero senatore, quindi diciamo che ci sta. Ora, quello che vorrei spiegare è che nonostante io posso anche essere autorevole e ringrazio la signora Tortora per averlo per avermi fatto la cortesia, però non sono onnisciente. Cioè io per esempio non accetto le linee argomentative, mentre qui abbiamo un problema e siamo anche sufficientemente attrezzati, credo culturalmente, per capire quali sono le catene di responsabilità che sono nella trasmissione dall'indirizzo politico al cittadino in tutta la catena amministrativa. Io devo dire la verità, che cosa dicono i miei capogruppo, miei nel senso della Lega, partito in cui milito e sono felice di militare da 4 anni, perché prima facevo altro, che cosa dicono i miei capigruppo nelle varie assemblee regionali, provinciali o comunali? Non lo so. E me ne scuso con gli ascoltatori, me ne scuso con gli elettori, però qui abbiamo una persona che non sapeva alcune cose di un parlamentare eletto per raccattare i voti dei gonzi. Cioè, io mi sto riferendo a Soumahoro, quindi se dobbiamo parlare di altro, ognuno a casa sua ha dei problemi e ognuno a casa sua non sa qualcosa. Scusi, Bagnani, quindi vogliamo parlare di questo, se vogliamo parlare del problema, stiamo sul pezzo. Io per esempio raccolgo alcune curiosità che mi sono venute. La casa che ha il terrazzo sul nulla, che impressiona, ha perfettamente ragione il dottor Verderami, era abusiva, c'era una sentenza, perché queste andiamola poi sono le cose. Vedere, certo. Andiamo a vedere questo. Poi la norma dell'articolo 25, il famoso condono, chiede che i comuni definiscano le istanze. Le hanno definite, quanto ne sono state definite, cioè siamo veramente responsabili di questa illegalità massiccia? Queste sono le domande che mi porrei. Era giusto porre la domanda, per esempio, sulle demolizioni, ed è giusto venirne a una su come funziona quel meccanismo lì, perché altrimenti non riusciamo ad accertare le responsabilità. Poi, anche dire che sono di tutti è un po' come dire che sono di nessuno. Voglio fare notare una cosa al dottor Verderami, che conosce molto bene, molto meglio di me peraltro, le dinamiche parlamentari. Io voglio ricordare che lo spazzacorrotti era una legge fatta talmente male che furono gli stessi 5 Stelle a sostanzialmente chiedere di modificarla, perché paralizzava la governance di tutte le associazioni no profit. È stata solo il pretesto per una trasmissione spazzatura per infangare qualche politico, ha avuto questo, e poi si è rimessa la cosa su un alveo di normalità. E sono cose che capitano, si impara dagli errori. Quella era una maggioranza che abbiamo capito che era infelice, tant'è vero che veniamo anche accusati, peraltro, di averle posto un termine, ma insomma, evidentemente non piaceva neanche a noi. Quindi, diciamo così, se c'è da ragionare in termini di politica, penso che Craxi, diciamo, che qui abbiamo evocato più volte, un costo politico lo abbia sufficientemente pagato. E penso che noi abbiamo dimostrato, ponendo fine alla maggioranza giallo-verde, di ritenere inaccettabile quel modo di lavorare, che è un modo che si riverbera su di noi, certo, perché riflette su di noi le responsabilità. Se il problema è amministrativo, andiamo ad accertare però i casi. Torno a dire, vedo che siamo tutti diciamo così, schierati contro il sindaco, però il sindaco una cosa l'ha detta che vorrei valorizzarla: se viene giù una montagna, sono d'accordo che lì le case non ci devono essere, d'accordo? No, però anche la domanda che ho fatto, quella era abusiva o quella non era abusiva, è una domanda che ci serve a stabilire se l'amministrazione funziona, ma è una domanda che rispetto al fatto che se viene giù la montagna la casa crolla, diciamo, non rileva. Non so se sono stato chiaro, non c'è nessun intento diciamo autoassolutorio o di sfuggire alla responsabilità. C'è l'intento di mettere il dibattito sui binari corretti e restando su quello di cui si parla qui. Guardi, io concordo con lei e le riconosco di aver detto, nelle forme che lei ha deciso di usare, insomma, che non le condivideva, semplicemente non condivideva quelle norme
che sono state varate. E d'altronde, l'ha detto, dopo un anno ce ne siamo, abbiamo rotto quel governo. Io continuo a pensare che se si desse risposta a quante erano le mail... 25. Questo è un altro dato. Salvavamo delle vite umane. Probabilmente, però, stavamo qui a chiederci se quell'abitazione, col terrazzo nel vuoto... Non voglio battibeccare con nessuno e tantomeno con lei, no, che è un avversario temibile. Però le faccio una domanda. No, no, ma è molto semplice. Per esempio, lei lavora in un organo di stampa molto prestigioso, sì, che ha una linea editoriale. Lei condivide sempre quella linea editoriale? E non è che quando, anche in politica, quando vengono prese delle linee, ma chiamiamole così, poi uno non è che prende e se ne va. Quando ho parlato dei dirigenti del suo partito, che non apprezzavano alcune scelte fatte a suo tempo, che erano scelte di compromesso con i 5 Stelle, di questo stavo parlando. Certo. Non stavo dicendo che stavate aderendo in maniera totale. Quello che mi colpisce però è quel rappresentante della Lega di cui lei non ha responsabilità, ma di cui il partito ha responsabilità. Condono subito acchiappa consensi. È un modo di pensare, è un modo di vivere, non so. Guardi, è un modo di pensare sbagliato. Siamo tutti d'accordo su questo. Questo è il punto. Noi non siamo che è chiaro che lei non è responsabile di questo. Ma se lui dice condono subito, a me vengono in mente tante cose, ripeto, non essendo nato sopra la linea la linea del partito e non è nel programma elettorale che abbiamo presentato, tanto per essere chiari. La Lega ha sbagliato. Tra l'altro i beneficiari di quel tipo di forma malata di consenso furono il Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia. Guardiamo i risultati del 2018 e guardiamo i risultati del 25 settembre. Quindi, come vede, non avevamo nessun interesse particolare a fare, guardi, se si è iscritto dirigente di un partito, se ne prendono tutte le responsabilità. Io non sono un dirigente di partito, sono un parlamentare. Regge questa maggioranza? È l'interrogativo che ci poniamo tutti, mi pongo anch'io, che al di là del risultato elettorale c'è una condizione di logoramento, di sfilacciamento fin dal primo giorno. Ho la sensazione che non si stia impostando una corsa di fondo, una maratona, come prevederebbe un governo di legislatura, ma quasi una gara di scatto. Questa cosa mi... Ma scatto per la bandierina? E per arrivare dove? Le elezioni sono nel 2024, il primo test serio. Cioè le elezioni europee che definiranno il quadro, perché essendo proporzionale puro ti darà l'esatta mappa della geografia politica italiana. Ma alle elezioni del 2024 manca un anno e mezzo. E anche il fatto che molto spesso la Presidente del Consiglio dice io sto qui sì, ma non è che ci voglio stare a dispetto dei santi, non ci voglio stare... Cioè, questa condizione quasi di a metà tra la precarietà e il guardate che rompo. E tutto il resto intorno, gli alleati, che da alleati non si comportano. C'è una... Ahimè, per usare un termine, una forma di bradisismo continuo. E siamo in zona, è dall'altra parte del sì, che, dello stretto. Che mi colpisce e mi tiene desta l'attenzione su queste cose, al netto dei problemi che il paese ha, come per esempio la messa a terra del PNRR, come i soldi che mancano e che quindi non si possono spendere, perché non ce ne sono, cioè, ma tutto questo, tutti i problemi del paese li conosciamo. Quello che non si riesce a capire è quale sia il quadro politico che dovrebbe tenere insieme tutto questo. Ecco, questo quadro vedo continue fessure, continue crepe,
che mi fanno dire dura 5 anni o 5 mesi. E c'è un'altra cosa oltre poi voglio sentire Bagnai. Sì, ci arrivo. Volevo chiedere a Bentivoglio. Noi usurpiamo il ruolo alla gentile conduttrice. No, la gentile conduttrice non si sente per nulla offesa, non soffro di questa sindrome. C'è sinergia fra di voi. Sì, ma io non mi offendo nella vita, non ho questo È un buon atteggiamento, neanche io. Diciamo così, adesso sono un po' preoccupato perché io come norma di cautela, diciamo così, i giornali non li leggo per evitare che il mio mondo diventi una loro rappresentazione. Intuisco dal tenore della conversazione che si sta raccontando un mondo diverso da quello che vedo io, che è quello di una maggioranza che sta lavorando. Però voi siete più smaliziati di me, magari vedete dei segnali che io non vedo. Siamo io per il momento sono tranquillo. E poi è stato sollevato il tema del populismo. Allora, il mio partito. Aspetta, è tranquillo anche con le parole dette da Fitto? Ci arrivo. Vede, siamo proprio in perfetto sincrono. Io sono anche tranquillo, volevo anche tornare sul tema del populismo che si lega a quello. Il populismo lo ha fatto chi diceva che sarebbe arrivata una pioggia di miliardi, senza spiegare né con che meccanismo venivano raccolti, un meccanismo che si sta rivelando inefficiente, né come sarebbero stati spesi, perché la pioggia di miliardi è diventata nel PNRR di Conte e, devo dirlo, nella frettolosa approvazione del governo precedente una rugiada di marchette, e questo è un tema che purtroppo emergerà. E il ministro Fitto dice una cosa che stiamo dicendo da tempo. Giustamente dice, cioè, Bonelli che... eravate al governo con Draghi. Sì, e tu sei in Parlamento con Sumauro, per favore, andiamo c'entra? Avanti. E che c'entra? Ma che c'entra che eravamo al governo con Draghi? Io sto dicendo quello che ho detto anche quando ero al governo con Draghi. Ho sempre fatto notare una cosa molto semplice che tutti capiscono. Con il doppio, purtroppo anche Cassandra, se i prezzi raddoppiano, con gli stessi soldi fai la metà delle cose e devi anche scegliere bene quali cose fare, perché la bacchetta magica che ha Bonelli per trasformare in pochi mesi l'Italia in un paese che campa di rinnovabili, se ce la presta ci fa un favore e fa un favore al paese, ma quella bacchetta magica non c'è, e la filiera delle rinnovabili oggi come oggi può essere realizzata rapidamente solo mettendosi in mano alla Cina, cosa che forse può far piacere a Bonelli, ma magari non fa piacere ai nostri alleati statunitensi. Infatti voi poi ci avete messo nelle mani di Putin, ci avete messo nelle mani di Putin. La Germania ha fatto il suo nelle scelte energetiche dell'Europa, perché il Nord Stream 1 e il Nord Stream 2, diciamo, li hanno fatti i vostri e naturalmente anche i miei amici tedeschi, e quindi dobbiamo non allarghiamo il discorso a temi, diciamo, che forse diventano ultronei. Poi sul tema del gettito minore che noi porteremmo, allora intanto faccio notare che stiamo lecitamente discutendo di un testo che ancora purtroppo non c'è, magari rimproverateci questo, rimproverateci di essere arrivati in ritardo, questo potrebbe essere, però non ho capito se il dottor Verderami ci rimprovera. Sono dottore nemmeno io. Benissimo. Non ho capito se il signor Verderami, perché signori si nasce, certo, ci rimprovera di fare scatti o di andare troppo lenti, perché non ho capito. Io stiamo scontentando tutti e spesso la stessa persona è scontenta per due motivi opposti. Quindi io sono sinceramente un po' smarrito, ma al collega, al gentile collega Bonelli, vorrei dire, visto che dovevo andarmene mezz'ora fa e abbiamo mezz'ora di ritardo, mi dia un minuto per chiudere. 9:35. Sono le 9:41, mi dia 9:42. Ma lo dice lei a Pancani, adesso sale su che è arrabbiatissimo con me perché ho sforato. Prego, con Andrea ci parlo io. E la cosa è molto semplice, l'imposta del governo Draghi sugli extra profitti non ha funzionato, quindi non capisco che cosa sia questo anelito a tornare verso una norma che non ha funzionato. Ne torneremo a parlare. La mancanza di gettito c'è stata lì, tanto drammaticamente, e esamineremo la manovra stata in qualche mi modo assumo per... la linea Andrea Pancani, sono in ritardo, però no, ci parla io non ci sarò fra 5 mesi, sarò stato spazzato via.